Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Pagine su pagine che non posso leggere, senza un'immagine, senza poter fingere, al margine della voragine, grido, resto qui finché respiro. Ritorniamo su Atteis. Allora, dall'ultima volta che ci siamo incontrati, cosa è cambiato in Atteis? Allora, beh, tante cose in realtà, perché principalmente ho iniziato a lavorare con un manager, comunque una attività di management che si chiama Zero Etichette, e quindi abbiamo iniziato rinnovando un po' anche l'aspetto social, dal nome alle foto al feed in generale, e siamo riusciti a uscire con un singolo e poi il successivo progetto che uscirà con Osteria Futurista e distribuzione Artist First, quindi non più, diciamo, da me, cioè non da solo, ecco. Quindi questo sicuramente è un bel traguardo, e peraltro anche sia il singolo sia gli altri brani che usciranno sono stati realizzati con dei musicisti, quindi tutto o quasi suonato. Avremo modo di parlarne dopo. Quindi insomma, ho cercato di fare un salto di qualità, ecco, a livello musicale e di presenza in qualche modo. E a questo punto parliamo del tanto dell'ultimo singolo. Come nasce questo singolo? Da cosa trae ispirazione? E penso che l'argomento non sia molto semplice da trattare poi alla fine. Assolutamente, è una tematica sociale molto delicata, cioè quella del bullismo e in particolare anche del cyberbullismo. È un'idea nata ormai 3 anni fa, quindi diciamo abbiamo iniziato a lavorarci 3 anni fa, dico abbiamo perché è un'idea venuta dal cantautore Michele Fagion, con cui appunto ho collaborato nel singolo, che ho colto al volo proprio per sviluppare questa sorta di storytelling, però da una prospettiva molto particolare, nel senso che non abbiamo parlato semplicemente del soggetto bullizzato, ma abbiamo cercato di fornire la prospettiva anche del bullo, che spesso a livello sociale viene considerata di meno, nel senso che si fa più attenzione, diciamo, all'aspetto buonista, tra virgolette, del fenomeno, e non si valuta magari la problematica a livello sociale in modo più ampio, se non in certi ambiti specifici. Quindi abbiamo cercato di far avvicinare queste due figure, sostanzialmente, del soggetto bullizzato e del bullo, e trovando più i punti in comune in qualche modo, definendoli entrambi diamanti grezzi, cioè comunque sono soggetti la maggior parte delle volte giovani, che quindi devono ancora sviluppare una sorta di coscienza, di autocritica anche, no? Quindi ci vuole pure il tempo per questo genere di cose, e quindi abbiamo cercato insomma di creare questo storytelling parallelo dei due soggetti, trattando questa tematica molto delicata, insomma, a livello sociale, ma anche altri brani del progetto avranno delle tematiche sociali delicate, insomma è un ambito su cui mi piace molto lavorare, scrivere soprattutto. E nascerà poi un video di questo brano? È già in lavorazione o già state pensando come poterlo ottenere? In realtà no, non faremo il videoclip, potrebbe uscire un lyric video più avanti, questo ancora da verificare. Il brano comunque c'è anche su YouTube con, diciamo, l'immagine di copertina, quindi senza il video ufficiale, perché sostanzialmente abbiamo deciso di optare per un'altra strada, insomma un altro percorso, far uscire il progetto cercando di valorizzare i singoli brani, uno per volta, oppure a gruppetti, per così dire, cercando di sottolineare le tematiche tutte e concentrare l'energia a livello video per un singolo per l'estate. Quindi, super spoiler, ci sarà un singolo con il videoclip, ma per l'estate. E invece lavorare con un gruppo che ti affianca è diverso da lavorare da singolo? Cosa è cambiato a questo punto nel tuo modo di lavorare, secondo te?
È molto diverso perché prima di tutto ci sono idee diverse da mettere a confronto, gente che magari, ovviamente professionisti, che hanno però ognuno la sua visione, giusta, come è giusto che sia. Essendo però il progetto mio, alla fine l'ultima parola, diciamo, in qualche modo devo prenderla io. Quindi ho cercato di trovare la giusta commistione di idee, insomma, il punto di equilibrio tra le varie idee, esigenze, e non è facile coordinare più che le persone degli elementi musicali diversi. Non è come fare una produzione, che ne so, esclusivamente a livello digitale, ma si tratta di unire sia più elementi, sia più tracce degli stessi elementi, quindi più chitarre, ok? Più batterie, con un suono che è quello acustico, quindi non è assolutamente facile, non è come lavorare esclusivamente in digitale, però dall'altra parte, uno, è stimolante, due, è secondo me più completo, più anche maturo, se vogliamo, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, la vedo come un salto di qualità, ecco. Quindi no, sicuramente devo ringraziare prima di tutto Marco Jantosca, che è stato proprio l'anima del progetto, nel senso che mi ha raccolto, tra virgolette, in un momento di grande difficoltà per vari motivi, e mi ha accompagnato per mano in questo progetto, coordinando un po' tutta la parte di pre-produzione e poi di registrazione. Ovviamente Simone Vignola, che si è occupato appunto delle pre-produzioni, delle tastiere e del basso, e Pasquale Tomasetta, che si è occupato delle batterie, Marco Ruggero per il mix e anche le registrazioni stesse, e Roberto Romano per quanto riguarda il master. Quindi è proprio stato un lavoro proprio di gruppo in varie fasi. Abbiamo anche, tra virgolette, perso tanto tempo, nel senso, comunque investito molto tempo per trovare le soluzioni giuste, ecco, per le varie fasi. E insomma, poi è uscito un progetto che, insomma, a noi soddisfa, spero anche a chi ascolta, ecco. Almeno dai feedback per ora sì. Quindi mi fa molto piacere. Quando hai ottenuto il risultato finale, che poi in realtà è una delle prime che fai con strumenti e con tanti musicisti, la sensazione che hai provato quando effettivamente hai sentito il risultato finale e poi hai visto la faccia degli altri che ti stavano attorno dicendo: quale sensazione hai provato? Perché ovviamente tu fai quasi tutto da solo, facevi. Adesso con la presenza di tanti strumentisti, chiaramente forse la tua immagine, la tua visione è cambiata un pochettino. Sì, assolutamente. Cioè, paragoniamo anche banalmente a quello che va adesso a livello musicale. Adesso ci si concentra su comunque arrangiamenti abbastanza, tra virgolette, scarni, nel senso meno elementi, ma quelli proprio più caratterizzanti, che spiccano fuori, che sia un synth, che sia un giro di basso o cose di questo tipo. Noi abbiamo creato un qualcosa che secondo me è più corposo, ok? Tra virgolette sanremese, nel senso molto completo, ecco, a livello musicale. E quindi a me personalmente arriva proprio una botta emozionale a sentire determinati suoni, determinati strumenti, e a sapere la storia che c'è dietro, ovviamente. Già ascoltando in studio alcuni lavori grezzi, diciamo ancora, è stata veramente una grande emozione, insomma, da commuovere. Quindi già lì, ed era ancora in fase di premix, quindi poi sentire il lavoro finale, poi ascoltarlo anche banalmente da diversi dispositivi, perché un conto è ascolto dal computer portatile, faccio per dire, o dalle cuffiette, un conto è me lo ascolto dalle casse o in macchina, insomma, dà una sensazione diversa. Altra cosa su cui ci siamo concentrati molto per cercare di rendere anche questa botta emotiva, se vogliamo, sono le voci stesse. Io ho quasi sempre registrato più di una voce per cercare di dare un certo corpo, una certa intensità. Anche su Diamanti Grezzi abbiamo chiamato la sorella di Michele Fagion, Elisa Fagion, per la parte finale. Quindi alla fine abbiamo realizzato un ritornello a tre voci, che sono comunque ben distinte, ma si amalgamano bene, dando insomma questo sprint finale nel brano, che personalmente mi piace molto, anzi spero presto di poterlo rifare anche in live, ovviamente.
E questo progetto poi sfocerà in un CD o in un LP, prima o poi. Allora, inizialmente doveva essere, sì, un album di 8 tracce, o 9, 9 mi pare. Però abbiamo cambiato in realtà l'impostazione e dovrebbe uscire in una sorta di 2 EP separati, ok? Che chiameremo Atti. Quindi super, super spoiler, anche per richiamare un po' il mondo del teatro, che è un altro mondo a cui mi sto avvicinando molto in questi anni. E quindi, oltre, dopo Diamanti Grezzi, ci sarà uno di questi atti, il secondo atto e infine il brano appunto con videoclip che anticipavo. Ci saranno, come dicevo, tematiche. Alcune più leggere, ovviamente, ma anche altre sociali, storytelling, cose di questo tipo e tante collaborazioni. Quindi, come in Diamanti Grezzi, ci saranno altri cantanti, cantautori che hanno collaborato con me in questo percorso. Ultimamente nasceva il dubbio, come nell'intervista di Vasco diceva, io ho sintetizzato le parole perché ho dato più risalto alla musica, Vasco Rossi, però è più facile mettere le parole o togliere le parole, comunque dando un senso logico alla canzone. Per me toglierle, perché comunque venendo dal rap, tra virgolette, parlando tanto, comunque scrivendo tanto, anche molto spesso in maniera discorsiva, personalmente mi viene più facile, nel senso che riesco meglio a raccontare una storia anche tramite i dettagli e dare un senso logico al tutto. Ultimamente sto scrivendo molto anche per parti cantate che chiaramente anche per motivi semplicemente di spazio richiedono molte meno parole, ecco. E quindi cercare di sintetizzare i concetti, cercare di essere incisivo, di mettere quei dettagli che veramente sono utili, anche la scelta delle parole, perché ovviamente io scrivo e canto in italiano, non è come farlo in inglese, non è come farlo in altre lingue, bisogna comunque scegliere le giuste parole e venire incontro sia all'esigenza di musicalità, sia l'esigenza appunto di senso logico. Quindi, secondo me, è in generale Più difficile. togliere, perché bisogna comunque ricordare di essere incisivi, di essere determinanti, di usare le giuste parole, insomma, ecco, quindi non è facile, non è fa è un'arte. Benissimo. Allora, intanto ricordiamo dove trovare i brani su tutte le piattaforme, su dove trovarli. Esattamente, su tutte le piattaforme digitali, quindi in primis Spotify. Spotify, cercando Hot Eyes separato, e Diamanti Grezzi è il nome del brano, ovviamente Apple Musica. Music, come dicevo anche YouTube, nonostante non ci sia un videoclip ufficiale, però tutte le piattaforme digitali ormai, sempre quelle. E questo abbiamo detto che è la produzione, nuova produzione della In che senso, scusami? casa editrice, la produzione che Osteria Futurista, l'etichetta e la distribuzione Artist First, che ringrazio ovviamente di cuore per aver creduto in questo progetto. molti tuoi colleghi stanno introducendo come spot, come gadget, la birra. Ci hai pensato anche tu a fare la birra? Caspita, bella questa cosa. Beh, anche dalle mie parti c'è la birra Adria Costa, insomma, un gruppo hip hop delle zone, ma in realtà conosciuto anche nel resto d'Italia a livello soprattutto underground. È molto interessante come cosa, perché è diversa dal solito, dai soliti gadget, eccetera. In realtà no, non ci ho ancora pensato, non ci ho neanche avuto modo, però posso dirti che, siccome io faccio parte di un gruppo che si chiama Brain Smokers, qualche anno fa, a qualche live, avevamo introdotto gli sciottini Brain Smokers, che ovviamente non rivelerò come sono, però li avevamo introdotti per le serate ed è stra interessante come cosa, cioè sono andati anche abbastanza a ruba, quindi potrebbe essere un'idea interessante di marketing, perché no? Ci penserò. Perché ci sta una band. Ciao a tutti quelli che vedranno questa intervista, insomma un abbraccione, speriamo di risentirci presto. Ciao a tutti. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Vai!
pagine su pagine che non posso leggere, senza un'immagine, senza poter fingere, al margine della voragine grido, resto qui finché